tutti i dischi sono uguali, è identico ad un altro, ma la gente appena legge Axwell in ingrosso se la beve. I dischi sono più belli, ma non siamo nessuno, non vendiamo un cazzo. Ma vedi Pippo, purtroppo il mondo della musica è una mafia come no. tutto il resto. L'unica persona che faceva la musica bella, i dischi belli, è Leone di Lernia. Ma tu ti sei fatto mettere una botola? Da dove spunti? No, cioè, no, ma allora io adesso che sono qua, lo vedo. Allora, appena Pippo gira la testa leggermente verso la poppi, lui ne approfitta per entrare. Adesso io ti do uno schiaffo. No, ma prego di guardare la maglia Lacoste con il coccodrillo bianco. Sì, delle fogne di New York. Oh, 300.000 euro questa cosa. Non è una la cacca. Guarda che poi è tutta sborrata. È diventato vecchio pure il coccodrillo. Ma ho mangiato due rosetti. Il riso ho mangiato. Aspetta, scusa. Che ce ne frega noi, Che cazzo me ne frega? Chi è che me allora, Mazzotti, devo dire una cosa importante. Allora, devo dire, arrivo addirittura da una persona. Sei Rockefeller, tu l'hai mai conosciuto? Sì, Rockefeller. Gente ricca, miliardario. Ieri sono stati in una villa dove tuo zio. Rockefeller? Sì. E che cazzo è? Cosa? È più forte questo di Rockefeller, tuo zio. Ah, aspetta che traduco. Tuo film? Dove traduco? Ieri Leone, non so per quale motivo ti hanno chiamato. Non lo so, sono gente malata, mi hanno fatto fare 3.000 km per andare lì dentro. È andato nella casa in cui sono cresciuto anch'io, che adesso è di mio zio. Sei cresciuto lì? Eh sì, certo. E nessuna volpe, non so, un tigrotto ti ha fregato, è possibile? Scusate se vi interrompo, mi fai un autografo su Non me ne frega un cazzo. Vaffanculo assoluto, tu panzone di merda. Quindi, volevo dire, ma cazzo, che ci sono, c'erano 300 persone per questo film che devi fare tu. Ma non capisco un cazzo, che film devi fare? Qua va di solito un bimbo, tu devi fare. Non più la Bellucci. No, Martina Stella fa mia moglie. Sei un porco, Martina Stella fa mia moglie e invece Azzan, il proprietario della radio, lo fa Giancarlo Giannini. Ma i soldi chi cazzo li mette? Ma soldi non ci sono. Ma allora abbiamo tirato le cuffie alle mani. Abbiamo anche il film? Voglio andare avanti col film? Allora, la parte che devo fare io è di un culattone. Hai visto come mi hanno vestito? Vuoi vedere come mi hanno vestito? Ho visto. Allora, quindi, non che non posso parlare. Sai che questo è il momento più bello. È il momento più bello della radiofonia. No, ma è forte, Leo. L'ho visto anch'io. Non sai neanche quello che sta succedendo. No, metti il piano sotto quel figlio di Croia. Palmieri. Hai visto come sono diventato bravo a fare gli origami a forma di Non me ne frega un cazzo? No, ragazzi, quando parlo le cose serie. Grazie, Leo. Purtroppo il tempo è scaduto. Una cosa importante. È importante anche questa. No, questo è importante. Hanno messo le strisce blu vicino a casa mia. No. Le strisce blu. Dove? Io ho dei messaggi addirittura. Però posso dire una roba, c'ha ragione Leone. Allora, qua dietro la radio c'è un parcheggione gigante, dove c'è il parco? Bravo! Ok, è tutto strisce azzurre. Bene, io ho messo la macchina lì e non c'è una macchinetta per pagare il parcheggio. No! Quindi, caro Pisapia, io te lo dico adesso, tanto io sono americano, puoi andare a fare in culo. Ti mando a fanculo due volte, perché se mi arriva la multa io vengo nel tuo ufficio e te la ficco su per il culo. E va bene, perché non c'è un posto per pagare il parcheggio. E quando metteranno il parecchino lì per fare il biglietto in via dei Quando Mistanti? Le metterà? E se li metteranno, li scasseranno dopo due giorni, perché lì non è la zona di fare il blu, il verde e il pennello in culo. Grazie. Hai capito? Ciao, grazie. Minchia, che intervento. Grazie. Ringraziato per queste strisce blu. È una roba. Non mi è andata giù, guarda. Hai ragione, Leo. Bravo. Comunque, Rockefeller. Ragazzi, volevo darvi questa bellissima notizia. Adesso, brividi per tutti, perché sta per uscire l'iPhone 7.
ce n'era bisogno, eh. È già in produzione, sì, ce n'era proprio bisogno. Questo, pensate, signori, ha un sacco di novità. Fa le foto, riceve e puoi chiamare. No, però aspetta. C'è una nuova tecnologia che si chiama Force Touch. Che se tocchi, forse funziona. Force Touch. Andatevi a cercare obsolescenza programmata, il motivo per cui voi avete l'iPhone 5, poi fai un aggiornamento e le foto vengono a quadretti. È vero? No. Allora, e dici, ma come mai prima funzionava bene e adesso non funziona più un cazzo? Paolo adesso non sta facendo il complottista, ma ha ragione. Cioè, praticamente, diciamo che ormai il sistema tecnologico mondiale, tutti gli oggetti hanno una data di scadenza. Esatto. Loro già, è già tutto programmato, sapevano già da anni quando doveva uscire quel modello piuttosto che quell'altro. Automaticamente, quando ti mandano gli aggiornamenti, ma questo vale anche per i computer. Si chiama la legge della lampadina, perché tu lo sai che le lampadine una volta erano state fatte per durare per sempre. Poi ho detto, minchia, ma se durano per sempre non le vendiamo più. Devi riuscire a farmi delle lampadine che si rompono dopo un po'. Ma ti rendi? E da lì, allora, la mia macchina, garanzia 4 anni, a 4 anni e 2 giorni si è spenta. Eh sì, è normale. È spenta. Eh sì, certo. Tutto questo è stato inventato prima della creazione della zaffira di Palmieri. Perfetta, ma ragazzi, la zaffira di Palmieri non è un'auto, è una mummia ormai. Cioè, ormai è bendata. Io quel bellissimo volante della Benline, ragazzi. Ma poi scusa, Pippo, tu stai scherzando? Ormai questa macchina qua devi tenerla. Certo. Cioè, i tuoi figli la esporranno al museo. Ma è riuscito a infilare una barchetta, non ce ne siamo accorti. Sì. Ha detto la Benline mentre parlavano. Però adesso non sta dicendo una cazzata, Paolo. È tutto programmato per distruggersi. Di modo che tu ti sei costretto a cambiare il telefono, il computer. A parte anche la questione psicologica, perché ovviamente se c'hai l'iPhone Bo, quello di Fabio Lisei, 4F, cioè l'iPhone Bo, vabbè, che fatto, cioè, le sigle, la scatola è lunghissima, iPhone Bo, vabbè, quello là, tu c'hai l'iPhone Bo, no, come il suo, e vedi il tuo amico che c'ha l'iPhone ZZ, bu, mio, che fa le stesse identiche cose, dice, beh, però. Però io volevo chiedere a questi della Apple se questa obsolescenza programmata la possono fare un po' diversa, perché dopo l'aggiornamento, qualsiasi foto io faccio, c'è la faccia di Predolin. Allora, almeno fatele bene le cose. Togliete un po' di quelle. Io faccio la faccia sempre Predolin. Fighe, tramonti, c'è Predolin sempre. Ecco, allora io vorrei aprire un'altra piccola parentesi. Poi scusa, so che sei meritato. Bravo, Marco. Grazie, maestro. Vorrei chiedervi una cosa. Cari ascoltatori, io sono più che felice di fare foto, ma togliete quella funzione faccia di cazzo. Esatto. Io già, ve lo ripeto, io sono già brutto, no? E poi mi tocca ogni volta che guardo praticamente gli aggiornamenti su Facebook, così io vedo delle foto di io senza 8 denti. Cioè, con il naso da pugile, con un occhio nero. Ma come cazzo fate? Ma non ti preoccupare, Marco, cioè, perché d'ora in poi tutte le foto avranno un bel filtro al corbalino davanti. Sì. E quindi non si vedrà più la faccia dietro. Ah, perché il nostro amico Fabio Lisei ogni tanto arriva con ste chicchine, no? Siccome l'altro giorno c'è stato il Gay Pride e molte persone, come sempre, senza sapere neanche che cazzo stanno facendo, ma perché va di moda ormai, hanno cambiato la foto del loro profilo, l'hanno messa con l'arcobaleno per così stare più vicino. Era un'applicazione che ha lanciato Facebook. Sì, cambiare. D'accordo, ma la gente purtroppo scrive tipo, oddio, è morto Ginger. E allora tutti con la foto di Ginger sul profilo. Chi era Ginger? Ah, è morto Ginger! Ma giuro, è morto Ginger. No! Chi è Ginger? Quello che ha inventato il gin, ragazzi. Bravo. Muore un attore americano, probabilmente non ha mai neanche visto il film. Oddio, è morto il più grande, ci mancherai tanto. Che film ha fatto? Boh, non lo so, però minchia, ho visto che tutti gli altri hanno messo la foto. Uguale per l'arcobaleno sul profilo di Facebook. Esatto, siccome per mettere l'arcobaleno dovevi collegarti comunque ad una pagina di Facebook apposita. No. Okay. Sì, andavi su Facebook e ti metteva automaticamente l'arcobaleno sulla tua foto del profilo. Ma praticamente era un pene che... Sì, no, stiamo a sottilizzare, io non conosco questi algoritmi. E se già avevi un arcobaleno così? Te lo toglieva, maestro. Te lo toglieva. Metteva una figa, va bene. Ma più che altro la domanda è questa: perché gli omosessuali usano la bandiera con l'arcobaleno? Tu lo sai? Eh? Tu lo sai? No, perché hanno buon perché gusto. Il simbolo degli omosessuali è l'arcobaleno. Ah, ecco perché a Miami davanti al nostro albergo c'era quella cazzo di bandiera. Non è il simbolo degli omosessuali, non è che sono la confraternita. Sì, no? È diciamo il simbolo del gay pride. Io lo so. Perché? Che ne combinano di tutti i colori. Mamma mia, ragazzi, come siamo retrogradi. No, vabbè, ma non è questione. Cioè, io sinceramente non lo so. Cioè, io non so perché hanno la bandiera con l'arcobaleno. C'è una storia dietro questa bandiera. C'è una via a San Francisco che è prettamente omosessuale, cioè anche i negozi, cioè ci vivono via gay, così. No, non mi ricordo come si chiama, una via molto famosa e anche molto bella, è bellissima, è un quartiere di San Francisco. Viano. E tutto è pieno di Viano. Ma non facciamo gli ignoranti. Bestia. E ci sono tutte le bandiere colorate, no? E dice, ma perché e nessuno sapeva rispondere. Ci abbiamo la risposta, ragazzi. La risposta è in questa storia. Vai.